Buongiorno, buongiorno ragazze. Eccoci qua come promesso per questa super live. C'è una nuova funzione di Facebook, per i sondaggi, non l'avevo mai vista. Come state, come state? Allora, io inizio subito perché è luna. E avevo detto che l'avrei fatta a luna, e poi così chi la guarderà successivamente la vedrà subito, insomma. Intanto vedo che vi siete ah, ecco Tiziana, buongiorno. E non mi appaiono gli altri nomi. Allora, se state partecipando live, scrivete live qua sotto nei commenti, altrimenti se state guardando il replay, scrivete replay. Che state facendo adesso è ora di pranzo? E però prima di andare a pranzo scopriamo un po' come aumentare, come metterci di più nella nostra energia femminile, come sentirci più femminili, soprattutto quando siamo nella fase di... Ah, ecco, c'è anche Graziella e Silvia. Ciao ragazze. Ale, ciao! Allora, scopriamo come metterci nella nostra energia femminile, soprattutto diciamo durante i primi incontri, perché a me spesso mi capitava e capita sempre alle clienti, insomma, alle mie clienti quando facciamo i percorsi, che c'è sempre, no, quest'ansia, soprattutto quando dobbiamo incontrarci con qualcuno che ci piace parecchio e quindi, Madonna mia, iniziamo a pensare chissà che dobbiamo dire, chissà che dobbiamo fare e come faccio colpo su di lui e ci mettiamo in agitazione. A me mi veniva un'ansia assurda, soprattutto prima dei primi incontri. Quindi in questo video voglio darti dei consigli molto molto efficaci che hanno aiutato me proprio quando appunto ero nella fase del dating, quindi nella fase di fare nuovi incontri. Do il benvenuto anche a Stefania. Ciao ragazze, se mi scrivete non vedo le vostre, non sto guardando i vostri commenti, cioè non li vedo, non so se mi state scrivendo qualcosa, adesso li controllo qui da Facebook. Allora, quindi il primo consiglio che ti do quando appunto farai dei nuovi incontri e ti troverai a diciamo anche a parlare magari con lui per telefono o a scrivergli vi state scrivendo dei messaggi. Una cosa che rende l'uomo molto attratto dalla donna è la sua femminilità, come dico sempre, la nostra energia femminile. Che cosa vuol dire questa cosa? Allora, a me spesso capitava, per esempio, perché siamo abituati a fare così, quando per esempio un uomo ci chiede: Ciao, com'è andata la tua giornata? Ecco, una cosa che io facevo era dire: Allora, sì, perfetto, oggi sono andata al lavoro, poi sono tornata, poi ho cucinato, che ne so, la pasta con le zucchine, non lo so, poi mi sono messa a fare le pulizie, poi sono uscita, cioè praticamente gli facevo un elenco. Non so se capita pure a te, scrivimi qua sotto, vediamo se mi state scrivendo qualche cosa. Di fare praticamente gli elenchi, ok? Invece di aspettate, voglio vedere se mi scrivete, però devo aprire la pagina del gruppo, eh? Eccole qua, buongiorno, eccole qua. Adesso vi vedo, prima non vi vedevo. Perfetto. Ciao Tiziana, ciao Graziella, ciao Ale, ciao Tiziana. Allora, quindi che cosa stavo dicendo? Questa cosa di parlare con un uomo facendo gli elenchi, quindi ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho fatto poi, ho fatto quest'altro, questa cosa qui è molto, diciamo, se noi facciamo così siamo molto nella nostra energia maschile, perché l'energia maschile è molto sul fare, no? Sull'azione, sul fare, 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 portare a compimento delle cose, avere degli obiettivi, dei risultati. E questa cosa, a causa della nostra società che comunque ci ha abituato a stare molto nella nostra energia maschile, soprattutto al lavoro, no? Ci dicono: Allora devi fare questo, devi fare quest'altro, e anche noi stesse come donne, questa è una cosa importantissima, tendiamo a misurare il nostro valore in base alle cose che facciamo, quindi agli obiettivi che portiamo a termine, ok? E anche nella relazione tendiamo a fare questo, quindi senza, ovviamente senza rendercene conto, perché è come un automatismo, è come uno schema che si ripete in automatico. Noi siamo
abituate a produrre, 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 a stare sempre in questa cavola di energia maschile. E quindi anche con gli uomini tendiamo a fare questo. Alzate la mano se non vi è mai capitata questa cosa. A me, per esempio, è capitata un sacco di volte. Quindi però se fai la lista della spesa, la lista della giornata, come se tu fossi una giornalista, purtroppo non riesci a connetterti bene con il suo cuore. Quello che noi vogliamo fare è connetterci con il cuore di un uomo, creare una connessione, un'intimità, no? E per fare questo c'è bisogno che tu parta non dalla mente e dalla lista di cose da fare, ma dal tuo cuore, da ciò che tu senti. Quindi, per esempio, dici meno cose, però le dici in maniera più poetica e partendo con delle frasi del tipo ho sentito e sento, perché quando noi partiamo, cioè quando ci esprimiamo iniziando la frase con sento questo oppure ho sentito questo, ho provato questa emozione. È questo che, cioè, è l'emozione che viene fuori, no? E l'uomo è molto attirato da questo aspetto femminile della donna, perché noi donne siamo molto più connesse con il nostro cuore rispetto a loro. E quindi avere davanti per un uomo una donna che è connessa con le sue emozioni, che non è un robot che ti elenca la lista della spesa, la lista delle cose che ha fatto durante la giornata. E molto lo accende, si sente accolto, viene stimolato, anche il suo cuore viene stimolato, quindi è una cosa molto importante. Quindi vai con più calma, digli meno cose. Per esempio, stamattina al mio compagno gli ho detto, adesso io vado in automatico, prima ci dovevo pensare a questa cosa qua, ok, di esprimermi in questo modo. Adesso invece cioè, stamattina mi era capitato sono uscita dal lavoro e ho preso l'autobus e mentre scendevo con l'autobus ho visto un panorama meraviglioso, quindi ho visto queste macchie di gialli perché stanno uscendo dei fiorellini gialli e quindi l'isola, io lavoro su un'isola, è tutta piena di queste macchie gialle, di questo verde, poi c'è anche il contrasto col mare e poi la luce, c'era una luce abbagliante, quindi gli ho voluto trasmettere quello che ho sentito in questa telefonata, quindi gli ho detto mi sono sentita proprio avvolta da questo calore e poi tra l'altro gli ho descritto anche le emozioni che sentivo mentre se stavo sentendo una canzone che diceva era meglio di quello che mi aspettavo, era meglio di quello che mi aspettavo, quindi gli ho trasmesso il mio sentirmi sempre sostenuta dall'universo, no? Che io mi preoccupo sempre con la mia mente piccola, ma l'universo mi dà sempre delle cose migliori di quelle che io mi aspetto. Quindi ecco, non gli ho fatto la lista della spesa, non gli ho detto tutto quello che avevo fatto, ma mi sono concentrata molto su questo aspetto del tirare fuori le mie emozioni, anche perché serve proprio a noi donne, no? Per uscire anche da quella cosa del lavoro, di produrre, di fare. Entrare in contatto con il nostro cuore è fondamentale se vogliamo conquistare qualcuno. Non perché cioè lo fai perché vuoi conquistare un uomo, ok? Ma lo fai proprio perché è bello, perché è bello connettersi col proprio cuore, è bello pensarci anche come esseri, non solo come esseri che devono produrre, che devono portare a casa risultati, che devono fare, ma come esseri umani, ok? Quindi questa è una cosa molto importante. E scrivetemi nei commenti se questa cosa vi risuona e se l'avete già fatto o se intendete anche farlo con la persona con cui vi state frequentando. Ok, non vedo commenti adesso sotto. Non li vedo. Ok, quindi questa è la prima cosa. Poi, quindi anche per esempio se hai fatto una cosa come allenarti, no? Dici, oggi mi sono allenata, mi sono sentita così energica, così, mi sono sentita piena di vigore, mi sono sentita fresca, come se l'aria entrasse nelle mie cellule di nuovo. Cioè, devi usare un linguaggio molto poetico, ok? Ma non perché devi farlo, perché chissà che cosa devi raggiungere. Proprio perché è anche bello per te, per vedere la vita in una maniera anche diversa, no? Rispetto a vedere le cose in maniera statica e soltanto come se tu fossi una
una spettatrice passiva. È bello proprio interpretare la realtà, ok? Dargli tu la tua, il tuo colore, ok? Ok, quindi importantissimo che tu usi espressioni come ho sentito, mi sento, questo ti mette già nel tuo cuore, nell'atmosfera del tuo cuore. Un'altra cosa importantissima, quando appunto si tratta di fare nuovi incontri è la postura del corpo. Quando per esempio sei con lui in un bar, vi state prendendo un caffè, una tisana, qualsiasi cosa, di solito al ristorante, di solito la nostra tendenza è quella di metterci così davanti e dire interessante, cioè proprio di sporgerci fisicamente in avanti, ok? Questa è un'energia molto, molto maschile, questa cosa di andare avanti, di andare verso, perché come vi dico sempre, l'energia femminile è quella che riceve, infatti anche la nostra conformazione femminile è fatta per ricevere e l'uomo è fatto per dare, ok? Invece, facci caso la prossima volta che sei al ristorante. Innanzitutto abbassa le spalle, rilassati, prenditi respiri profondi e proprio vai indietro, cioè appoggiati allo schienale della sedia. Ok, vai proprio, stai rilassata e soprattutto vai, diciamo, entra in uno stato in cui tu fondamentalmente non hai nulla da dimostrare a lui, ok? Sei lì per ascoltarlo e in maniera super rilassata, perché il rilassamento è la prima volta ci fa bene a noi donne, perché un conto è una donna che sta sempre agitata, sempre a pensare a quello che deve fare, sempre a pensare a quello che non ha fatto. Io molte volte sono così, immagino che anche tu. Invece non hai nulla da dimostrare in quella situazione, siete al ristorante, lui ti parla e tu semplicemente ti sporgi indietro e stai lì, proprio rilassata, non devi nemmeno fingere un interessamento che non è quello, cioè proprio stai rilassata, perché alla fine io infatti quando ho imparato, diciamo, questa cosa, l'ho messa in pratica. Sono passata poi dalla parte opposta perché ho sentito veramente che non avevo un piffero da dimostrare, cioè io non è che dovevo stare lì per fare vedere quanto ero intelligente, quanto ero brava, quanto ero spirituale, ma ero lì per ascoltare, per rilassarmi, cioè un momento proprio di relax, ok? Quindi indietro. E il punto numero 4 è proprio di praticare l'ascolto, ok? Spesso, ok, quando siamo nella nostra energia maschile e ci stiamo tanto noi come donne, tendiamo a, soprattutto quando interagiamo con un uomo e lo conosciamo la prima volta, magari lui ci sta raccontando delle sue esperienze, delle cose, e noi subito vogliamo, diciamo, interagire con lui, di ah sì, pure io ho fatto questa cosa, e subito che vogliamo, diciamo, raggiungerlo quasi, no? A livello energetico, vogliamo subito riempire un vuoto, subito dimostrare che anche noi abbiamo fatto quella cosa, oppure subito rispondere, avere subito la risposta pronta, subito ci mettiamo in quel pensiero, oddio, aspetta, adesso che gli rispondo, oddio, subito gli devo rispondere. Qual è la frase più intelligente che gli posso dire adesso? E il nostro cervello femminile molto spesso sta molto avanti, ok? Cioè, sta molto avanti rispetto a quello maschile. E quindi il problema qual è? È che invece di ascoltare, ok, veramente quello che lui sta dicendo, quello che lui ci vuole trasmettere, perché l'uomo alla fine gli piace tanto dare, stiamo lì e che subito vogliamo riempire, subito vogliamo anche noi fare, ma questo non crea connessione con gli uomini e con le persone in generale. Le persone molto spesso vogliono essere ascoltate e anche l'uomo, se ti sta raccontando qualcosa, non ti invito a non, lo so, all'inizio è un po' difficile, poi piano piano ci fai pratica e ti viene sempre più facile farlo. Mentre lui ti sta raccontando questa cosa, non iniziare a pensare, oddio, mo che gli devo dire, oddio, come gli rispondo. Stai lì, stai sulla tua sedia, comoda, rilassata, con le spalle allo schienale e fai semplicemente
Ok, interessante. E sorridi. Ecco, non devi fare niente di speciale, cioè per stare a nostro agio nei primi incontri, non dico per fare colpo, perché sembra una cosa un po' forzata fare colpo, comunque volere per forza qualcosa da un uomo che è contro la mia filosofia, cioè il fatto di voler conquistare qualcuno a tutti i costi. Semplicemente relax, ascolta, ascolta. Lui si sentirà, dice, inconsciamente ovviamente, si sentirà ascoltato, si sentirà accolto perché dice: questa non sta qua per dimostrarmi qualcosa, non è bisognosa. Non, ecco, lui non avvertirà, ok, l'idea che tu vuoi qualcosa in cambio da lui, che tu gli vuoi dimostrare qualcosa. Avvertirà una donna che è a suo agio con se stessa, che è rilassata, che magari ha anche altri uomini, perché appunto quando tu vivi nell'abbondanza non hai bisogno di dimostrare niente a nessuno e quindi sei rilassata e si sentirà soprattutto ascoltato, ok? Quindi come il proverbio che dico, se, mi ripeto sempre, less is more, cioè meno fai e più fai, meno tu cerchi di dimostrare, cerchi di fare, di parlare, sai, molte volte noi donne siamo chiacchieroni, vogliamo parlare, 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 lascia parlare lui, non perché lo devi conquistare, perché uno è bello far sentire le persone ascoltate e due. Perché così tu, anche se rilassata e non ti senti appunto in dovere di dimostrare qualcosa, e tre, perché comunque nella fase di conoscenza è molto importante anche osservare, no? Metterci nell'energia dell'osservatrice, perché questa cosa ci consente anche effettivamente di vedere se chi è questa persona, se effettivamente può stare con noi, di valutarlo anche. Questo però non significa che dobbiamo stare lì ad ascoltarlo e a giudicarlo, a vedere ogni sua mossa, a vedere, ah, vedi, ha detto sta cosa. No, però stare in questo stato di relax ci permette di, ripeto, di rilassarci, di creare comunque una connessione, perché si tratta sempre di un altro essere umano, quindi al di là di quello che poi sarà con lui, ma è bello far sentire le persone a proprio agio, è bello sentirci prima di tutto noi a nostro agio, e quando noi ci sentiamo a nostro agio facciamo sentire gli altri a nostro agio, ok? Con gli uomini questa è una cosa molto importante. E poi sì, ci permette anche di avere una visione oggettiva effettivamente sulla persona che stiamo frequentando. Mi piace questa cosa, a me tantissimo. Io quando l'ho messo in pratica ho detto: ah, mi sento proprio liberata, non devo fare più niente, non devo pensare a intrattenerlo, a raccontare cose. Pff, quello che viene, viene, senza un programma definito. Vi piace questa cosa? Vediamo se mi state scrivendo. Graziella scrive: lo farò. Sono contentissima che ti sia piaciuta questa cosa, Graziella. Sì, guarda, cambia veramente la vita, cambia veramente la vita. Essere rilassate e non sentire di non dover dimostrare nulla agli uomini, ok? Questa è una cosa che piace tanto a me, penso che piace tanto a voi e piace anche tanto agli uomini, quindi è un win-win, un vincere in entrambi i casi, ok? L'ultimo punto, ok, è questo. Mentre per esempio siete a un tavolo a prendere un caffè o da qualsiasi altra parte, per costruire intimità, per iniziare a connetterti con lui, che cosa fai? Magari prendi il tuo sorso di caffè, poi lo guardi per 5 secondi negli occhi, non è che ti devi mettere a fare 1, 2, 3, 4, però per un tempo diciamo ragionevole, così lo guardi negli occhi e poi sorridi e continui a sorseggiare il tuo caffè. Perché questo? La regola dei 5 secondi la chiamo io. Perché innanzitutto lo stare in silenzio e semplicemente comunicare con lo sguardo è una cosa molto molto da donne magnetiche, da donne che sono sicure di se stesse, ok? Che quindi non hanno bisogno della parola per esprimersi, e questa è una cosa che ci rende molto magnetiche.
E poi, infatti, gli occhi, la comunicazione con lo sguardo è una cosa che si usa anche molto nel tantra, ok? Quando si fa l'amore ci si guarda prima intensamente negli occhi, perché gli occhi, come dice anche il proverbio, sono lo specchio dell'anima, quindi quando io ti guardo negli occhi, ti sto innanzitutto, sono sicura di me e ti dimostro che, cioè, sono aperta a riceverti, sono aperta a comunicare con te e si instaura tutta una situazione particolare, lo dovete provare, io l'ho provato e può essere imbarazzante, perché se, soprattutto se non sei abituata, può essere imbarazzante comunicare col tuo sguardo, però è anche una cosa divertente, cioè io è divertente perché poi dici, oddio, ho fatto sta cosa che mi ha messo un po' in imbarazzo, magari ha messo in imbarazzo pure lui, però è un imbarazzo bello perché è un imbarazzo che crea magia, crea magnetismo, crea connessione. E poi questo sorriso così un po' un po' malizioso che ci sta. Quindi queste sono delle piccole pratiche, piccole ma grandi pratiche, che ti consentono di evitare di strafare nei primi appuntamenti, ma comunque di creare questa connessione, questa intimità con questa persona, a prescindere poi da come la cosa va a finire, perché ovviamente quello che insegno anche alle mie ragazze quando fanno il percorso con me è quello sempre di mantenere i tuoi standard, i tuoi confini sani, come li chiamo io, ok? Però è bello giocare con la tua energia femminile, sentirti rilassata, sentirti nel tuo potere e flirtare, entrare nell'energia del flirt, che comunque è molto bella. Adesso scrivetemi quale pratica vi è piaciuta di più, quale tecnica, tra virgolette, non so tecniche perché alla fine sono cose, diciamo che sono dei modi di essere nuovi che magari puoi sperimentare, puoi mettere in pratica nei tuoi incontri e che ti fanno sentire molto a tuo agio, molto rilassata, ma allo stesso tempo anche molto magnetica. Scrivetemi quale vi è piaciuto di più. Vediamo se ci sono delle domande. A Tiziana anche è piaciuto. Sono contentissima che vi è piaciuto. E ecco, scrivetemi quali di più vi è piaciuto. Se vi sono piaciute tutte e cinque, scrivete tutte e cinque. Se ve ne è piaciuto uno in particolare. Ecco, Graziella scrive: guardarlo negli occhi intensamente. Questa è una cosa bellissima, perché appunto parli attraverso non le parole e la mente, ma attraverso la tua anima, no? Attraverso la tua femminilità. Bene, anche a me mi piace tantissimo questo. Ok, continuate a scrivermi anche se lo guardate dopo, non fa niente. Adesso andiamo a mangiare e quindi vi auguro una buon pranzo. Poi vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il percorso Diventa un magnete per uomini di valore, dove impariamo anche questi modi, nuovi modi di essere proprio per sentirci sempre più femminili, più magnetiche, per fare nuovi incontri anche, diciamo, sia sentendoci femminili, ma anche in sicurezza, ok? Perché non vogliamo danneggiare il nostro cuore, vogliamo comunque prenderci il nostro tempo come delle idee, perché siamo delle idee. Quindi, se sei interessata al percorso, ti lascio il link al modulo per prenotare la chiamata gratuita. È una chiamata di mezz'oretta dove vediamo insieme se siamo adatte l'una all'altra per fare il percorso, ok? Ti do un abbraccio.